il numero 4, la girata in aria, il pallone si rimane lì, alle spalle di Forchio. Esplode il pubblico ospite di gioia, con un uomo in meno, passa in vantaggio il Grifone Monteverde e la girata vincente di Nicolì, 1-0. Partono ora i saltatori, il colpo di testa vincente, arriva direttamente da calcio d'angolo, il colpo di testa che vale l'1-1, si riporta in parità l'Ostia Mare con un grande stacco direttamente da calcio d'angolo di Guidi. 1-1. Calcio d'angolo, battuto sul secondo palo di testa, vincente ancora da calcio d'angolo. Cambia nuovamente il risultato qui a campo Anco Marzio a pochi minuti dalla fine. Il cross fantastico di Dioguardi e il colpo di testa vincente di Scaccia può esplodere lo Ostia Mare nuovamente per la prima volta nel match in vantaggio 2-1. Da parte di Francesconi, il rimbalzo pericoloso e l'intervento ottimo di Ciccote, ancora Francesconi, il destro supera il portiere e poi la mette in fondo alla rete. Ciccote e poi Francesconi, che azione del Ostia Mare che crede su questo pallone, lo riconquista e sigla il gol del 3-1, il subentrato Francesconi. Sì. Libera per altre volte il fischietto del direttore di gara, termina qui la partita, l'Ostia Mare in grana la terza vittoria consecutiva, fermando sul 3-1 il Grifone Monteverde, che prima è passato in vantaggio, poi sotto di un uomo, rimontato di 3 gol.